Buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. La settimana scorsa abbiamo parlato del Railroad e di perché questo non sia una tecnica sempre e solo negativa. È però vero dire che il Railroad, diciamo la storia su binari, tra le varie tecniche di masteraggio è quella che quando fallisce lo fa nella maniera più spettacolare. Solitamente è proprio quest'ultima situazione che viene definita railroad, ma in realtà è impreciso, l'intera tecnica è il railroad, non solo il momento in cui fallisce. Se bisogna però proprio trovare un modo per definire il momento in cui il railroad fallisce, a questo punto facciamo che usare il termine binario spezzato. Che cosa si intende come railroad? L'abbiamo visto nel video della settimana scorsa. Se non lo avete ancora visto, andatelo a recuperare perché se no probabilmente non capirete nulla di quello di cui si parla in questo video. Ve lo lascio linkato quassù in alto da qualche parte, come sempre. Chiarito questo, torniamo a noi. Partite dal presupposto che è quasi impossibile gestire un gioco euro tradizionale senza avere in qualche modo una linea narrativa preparata. Questo è quello che viene chiamato il binario narrativo o per gli anglofoni il railroad. Chiarito questo, torniamo a noi. Partite dal presupposto che nel gioco di ruolo tradizionale è molto difficile, se non quasi impossibile, gestire una storia senza avere un binario narrativo preparato. Tutte le tecniche che abbiamo visto qui sul canale negli ultimi 2 anni fondamentalmente partono dal presupposto che il master abbia scritto una storia e che la stia facendo giocare ai giocatori. In un modo o nell'altro, tutte quelle tecniche riguardano proprio il railroad. La parte importante da sottolineare, però, è che il master è tenuto a incoraggiare i giocatori verso le scelte che meglio si adattano alla gestione del binario narrativo che ha preparato. Quello che però il master non deve mai fare è obbligare i giocatori verso determinate scelte, né tantomeno ignorare le scelte fatte dai giocatori perché non si adattano al binario che lui aveva previsto. Nel caso in cui il master cerchi di obbligare o ignori quello che i giocatori hanno detto in quest, la tecnica del railroad è stata eseguita in maniera scorretta. Non esiste un termine preciso per definirlo. Se metti la carne tritata nel sugo si chiama ragù. Se al posto della carne trita ci metti il petrolio, come si chiama? Non si chiama, hai solo sbagliato a fare il ragù. Però, a scanso di equivoci, per stabilire un linguaggio tecnico, propongo il termine binario spezzato. Se vi piace, utilizzatelo, almeno la cosa diventa più chiara. Inutile dire che il buon master evita accuratamente di mettersi nelle situazioni in cui rischia poi di dover spezzare il binario. Andiamo a vedere i modi più facili per mettersi nei guai in questo modo. Come regola generale, partite dal fatto che qualsiasi situazione richieda un unico modo corretto per essere gestita è destinata a fallire. E in quanto tale non deve essere inserita in una quest. Se i giocatori stanno esplorando le antiche rovine e vengono attaccati da un mostro mutante, potete ragionevolmente presupporre che lo sconfiggeranno, ma non potete prevedere prima come faranno a sconfiggerlo o i dettagli di questo combattimento. Ad esempio, è perfettamente lecito che voi decidiate che quando gli avventurieri uccideranno il mostro mutante, sul suo cadavere troveranno la chiave per la porta magica delle rovine, ma non è possibile prevedere una scena in cui per sconfiggere il mostro mutante l'unico modo possibile è quello di mettersi tutti in cerchio attorno a lui e poi aspettare che il paladino sferri il colpo di grazia. Un po' perché in questo modo stareste togliendo al party delle scelte senza alcun reale motivo di trama per farlo. Un altro po' perché le possibilità che i giocatori arrivino da soli, senza la vostra influenza, a
a un comportamento così specifico sono praticamente nulle. Ricordate sempre che qualcosa che per voi è scontato, per altri può non esserlo. Se basate tutta la quest sul fatto che i giocatori capiscano immediatamente o non abbiano affatto la possibilità di capire un determinato fatto, siete sulla strada del disastro. Normalmente questo si verifica nel caso degli enigmi, sia che siano veri e propri indovinelli, sia che siano misteri che i giocatori devono risolvere nel corso della quest. È infatti possibile che i giocatori non riescano a capire come superare l'enigma bloccando la quest, o al contrario, che forse anche più grave, risolvano immediatamente un mistero che il master aveva preventivato ci mettessero un intero arco di campagna a venirla a capo. Dovete sempre fare in modo che i giocatori abbiano più di una strada plausibile per approcciarsi a qualunque cosa. Devono essere in grado di trovare un'entrata o un'uscita secondaria al labirinto magico, devono essere in grado di fuggire dal mostro che non riescono a sconfiggere, devono avere la possibilità di ricatturare l'assassino che la prima volta gli è scappato. Ogni evento della quest deve essere studiato per evitare che i giocatori possano rimanere bloccati se falliscono o non pensano di fare una specificazione. Se è possibile, inserite anche due possibili soluzioni per ogni indovinello, per ogni mistero. I vostri giocatori devono scoprire chi è l'assassino della contessa? Fate in modo che ci siano due PNG che hanno la possibilità e le motivazioni per essere l'assassino. In questo modo i giocatori avranno il doppio delle possibilità di trovare l'assassino. E anche nel caso trovino l'assassino troppo in fretta, potete comunque alterare le cose in modo che no, non è stato lui, è stato l'altro, la quest continua. L'ultimo è probabilmente anche il più comune esempio di binario spezzato, lo si ha quando il mondo non reagisce agli avventurieri in base alla sua logica interna e alla sua verosimiglianza, ma solamente in base all'esigenza della linea narrativa. Ovviamente è del tutto accettabile che voi forziate la mano per mettere i vostri giocatori in situazioni interessanti e complicare loro la vita. Nessun giocatore si siede al tavolo per non essere coinvolto in situazioni sgradevoli. I giocatori vogliono che i loro personaggi diventino i nemici giurati del Signore del Male, vengano attaccati dai pirati spaziali e vengano coinvolti in investigazioni paranormali che distruggeranno la loro sanità mentale. Ma per quanto gli eventi in cui i PG vengano coinvolti siano improbabili, il mondo deve continuare a funzionare secondo una sua logica, così come i PNG che lo abitano. Se la vostra storia prevedeva che il malvagio barone invadesse il regno del re buono con le sue armate, ma i giocatori sono riusciti, grazie a uno stratagemma, a impedire alle armate di raggiungere il regno buono, non fate comparire un nuovo esercito dal nulla o ignorate totalmente lo stratagemma degli avventurieri solo perché voi avete bisogno che il Regno Buono venga conquistato. Ovviamente vale anche il discorso contrario, cioè se i PNG hanno una loro motivazione, non sarà sicuramente per il fatto che gli avventurieri gli hanno impedito di fare quello che volevano una volta, che rinunceranno ai loro piani. E non è per il fatto che gli avventurieri hanno avuto una buona idea, voi dovete rinunciare totalmente a un arco narrativo. Le truppe del malvagio barone, una volta sconfitte, ritorneranno nella malvagia baronia, dove riferiranno al malvagio barone dell'intervento degli avventurieri, e il malvagio barone, la cui motivazione è voglio conquistare il regno del re buono, si metterà a ordire un altro malvagio piano per conquistare il regno. Questa volta tenendo conto anche del possibile intervento dei giocatori. L'invasione del regno potrebbe comunque succedere. Non importa che voi ritenete che il primo piano era migliore, ma io avevo previsto questo, ma siamo a metà del secondo atto, quindi gli avventurieri dovevano perdere.
Railroad vuol dire cercare di influenzare le azioni per migliorare la storia. Non vuol dire ignorare le azioni o obbligare le azioni. Quello è il binario spezzato. Di errori di gestione del railroad comunque ce ne sono una quantità fondamentalmente illimitata. Diciamo che i tre di cui abbiamo parlato oggi sono quelli più comuni, diciamo, quelli in cui è più facile scriversi da soli all'interno di un blocco alla quest. Tra 2 settimane andremo invece a vedere cosa è corretto fare quando si gestisce un railroad. La settimana prossima invece voglio provare a fare qualcosa di diverso, diciamo, voglio provare a organizzare una storia morale. Sarà qualcosa di bizzarro per cui non voglio premettervi nulla. Nel frattempo, però, come sempre, mi piacerebbe sapere da voi nei commenti come gestite voi i vostri railroad? Quali errori per voi sono più comuni o gli errori più comuni che il vostro master ha fatto? Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate sul tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.